Ed eccoci qua, bestiacce, mi sentite? Sì, yes, yes. Mentre che il maestro è in live, io sono qui a giocare a God of War, perché, sì, ragazzi, è domenica sera, e quindi, insomma, buttiamoci nel vivo, anche perché dobbiamo continuare, e c'è da sperimentare, c'è da fare, c'è da capire, c'è da scoprire. Finalmente siamo arrivati ad Asgard. Credo che questa sia una delle puntate più importanti, secondo me, di tutto God of War Ragnarok, perché finalmente Loki ha contatto diretto con il suo consanguigno Odino. Abbiamo conosciuto Sif, conosceremo a breve, credo, di più la figura di Heimdall, sicuramente Thor, voglio capire che cazzo è, guardate che bella l'armatura del nostro caro ragazzo, e siamo qui ad Asgard come allievi del dio, suona malissimo, allievi di Dio, insomma qualcosa di importante, e quindi buttiamoci. Ok. Loki, right? Gotta say, the irony of this isn't lost on me. Cos'è sto? This was his room, you know? His? My brother's. Your brother? Modi? Modi? Attenzione, la figlia di... Ah, your brother. Really? Okay. I had no idea. Uh-huh. Bene. And now it's yours. Enjoy. For Thor's daughter. Relax. E va bene, e abbiamo anche True. Ma quindi esattamente... A parte che è incredibile. Una rossa imponente, figlia proprio del padre. Come siamo meglio senza di lui? Trust me. Non lo so, mi sembra un po' strano quello che sta succedendo. Stiamo scoprendo di più degli Aesir. E stiamo scoprendo che non sono poi... Ah, cioè, guardate, c'è la mazza di Maudi. Forget your sword. Eh già. Se la ride lei, eh? Someone will clean that up. Ok. E quindi è lei che ci porta da Odino? Dicevo, peculiare il fatto che appunto adesso possiamo vedere l'altra faccia della medaglia, possiamo scoprire di più sugli Aesir, possiamo scoprire di più su appunto quello che è il l'altro versante, perché finora abbiamo soltanto avuto la visione dei giganti, degli Ivanir, di quello che è il Ragnarok e di quelle che sono le due casate in guerra. Adesso possiamo vedere l'altra faccia. What kind of sword is that? It's new. One of a kind. My father gave it to me for Valkyrie training. You're in Valkyrie training? Got time to talk about it? I was just heading to the Great Hall. But if you need to go to work, grandfather's study is just down those stairs. Scusatemi, ma io indago. Raggiungi il padre di tutti nello studio, quando pronto. Abbiamo qua un altro armadio per i potenziamenti e That's my room. Manichino. Used to be Magni's. Magni, perfetto, guess buono. I'm moving up. Sto facendo carriera? Incredibile. You don't want to bother Forseti. He's all work. Forseti. Oh, voglio vederlo, voglio vederlo. Andiamo avanti, facciamo finta di niente. Qua cosa c'è, eh? Io esploro, se posso. Poi non lo so, ditemi voi, non so, non vorrei, ecco, causare problematiche. So how do you become a Valkyrie? First I train till I'm the best I can be, then I wait till grandfather notices, and then I hope he and my dad can convince mom it's okay. You know, my father and I, we encountered a whole bunch of Valkyries. What? Where? E questa sarebbe la tavola? I promise. La tavola di Odino? Che bella. Mother, did you meet Loki? Oh, now he's got you involved with this? Involved with what? I'm Sif è veramente... Isn't that diplomacy? Sif. You understand who this is, right? What his father did? Want him here. Mom, come on, you're embarrassing. Mi metti in imbarazzo, attenzione. We'll talk about this later. Che portamento, che eleganza, è effettivamente la più bella delle idee. Così diceva, dicono nel LED. Sorry about her. Mom's, right? Beh, magari non ha la stessa età, solo che essendo figlia di Thor sembra molto più grande di Loki. Senti, io posso entrare, pare di no. Ma Heimdall. Please do not involve me in your pathetic attempts to impress one another. Huh? Come on.
You haven't had enough Heimdall in your day? Let's go. Sempre con la brocca in mano a bere, eh? Bene, buono. Listen, whatever grandfather is having you do, remember, this is your chance to prove yourself. That's all that some of us want. Oh, yeah. I'll try to do some good. Ha un'armatura veramente figa. Ah, tra l'altro nei commenti mi avete scritto che per quanto riguarda Kratos, l'armatura iniziale, se potenziata appunto, è una delle più forti, delle più convenienti. Lo farò, ragazzi. Appena ritorniamo nei panni di Kratos, potenzio quella e vedo un po' quelle sono le statistiche. Spero di avere abbastanza acciaio per poterlo fare, ma penso di sì. Perché comunque abbiamo raccolto praticamente tutto. E mi avete anche detto che l'armatura che si vede nella intro, diciamo, dove cazzo è? Non ce l'ho adesso qua la confezione, il box fisico del gioco, comunque quella dove c'è Kratos con gli spallacci in pelle eccetera, non c'è, o meglio sarebbe quella che si vede lì col pellicciotto. Quello l'avevo capito anch'io, grazie al cazzo. Il problema è che io volevo quella, cioè mi sarebbe piaciuto avere quella. Se non c'è mi dispiacerebbe parecchio, francamente. Ma stica, procediamo. Catch you later. Trude. Yes, I understand. Parla col corvo? È al telefono? Do you see me nodding and saying yes, I understand? È al telefono, sì. Yes. Yes, all right. Ma sta parlando col corvo, che bello. You see, this is you not letting me talk. No, Hugin. I don't need my ears clean. Attenzione. Nuova pergamena punti Yallarhorn. Ma ha rubato una pergamena. You know, I'm about to give. Qual è? Di chi è quella spada? I was just looking at this. I don't think. A quel vecchiume. I've had that since. Who can remember? You have a name? Ingrid. Ingrid? Really? Sure, why not? Perché no? Take it, if you like it that much. For you? Consider it a perk of the job. Thank you. Sta succedendo, ragazzi. I mean, really? Una vera per Atreus. And they say I'm the bad guy. Come on, let's walk. Effettivamente. Ma che figa è? Cammina con Odino. Ma che bella è sta spada? Nello studio di Odino ho trovato una spada magica. Dice che il suo nome è Ingrid e che posso portarla con me finché rimarrò qui. Sembra davvero felice di uscire e di vedere un po' di azione. Non sapevo che le spade si annoiassero. Mi chiedo da dove venga. È esattamente identica alla spada di Freya. Pensavo fosse quella lì per lì. Ma scusami, ma uso l'arco per spaccare. Vabbè. Walk with me, please. Va bene. Quindi questo sarebbe lo studio di Odino. Ma è bellissimo, mamma mia, che ambientazione meravigliosa, ragazzi. Ma perché non ho una casa fatta così, tutta in legno, che basta sbagliare con l'accendino e fai un macello. Everyone's got me all wrong. You think war drives me or power, wealth? Nah, never have. You know what drives me? What I really want. Le risposte. I want answers. Il dio della saggezza, ragazzi. See, mortals have it easy. When they push up against life's big questions, they can look to us. Che cazzo sto guardando? Give them meaning, divine comfort. We both know that's a sham. But when we have questions, why are we here? To give meaning to mortals while living without it ourselves? No. We're more than that. And I found something that proves it. Cos'è diavolo è quello? What is it? It's what drives me. You feel it, don't you? Cos'è? It's like knowledge. Conoscenza. Truth. All truth. All the answers. Odino si è sacrificato 9 notti impiccandosi all'albero per avere la conoscenza illimitata. Ha sacrificato il suo occhio a Mimir per avere la conoscenza illimitata. Lui ha fatto tutto quello che poteva fare per avere la conoscenza. Lui è il dio della scienza, il dio dello studio, diciamo, l'istinto umano di conoscere e di scoprire. E
Però mi chiedo se qua si sia già sacrificato a Yggdrasil o se lo debba ancora fare. Potrebbe ancora doverlo fare. Potremmo, dato che sono tutti divinità ancora molto giovani, possibile che ancora non si sia sacrificato all'albero. Potrebbe essere ancora, diciamo, l'inizio di quella che è tutta la genealogia, la storia dei miti del nord. Però hai già anche la fine. È stranissimo sto gioco. Imparare come cambiare il nostro destino. Save the people we love. How? I was a young god when I found it. Spent lifetimes studying it, following every clue down every dead end, looking for and finally unearthing this. Cos'è? You see that? It shares the same mystical energy. It opened a crack. È una maschera? Can we just look inside? I wouldn't recommend that. No, non l'ha perso così l'occhio, però. What's the broken mask for? A meno che se l'ha perso così, quella dovrebbe essere la fonte del dell'Yggdrasil. Alla quale attingeva Mimir e altri giganti. Sacrifica il suo occhio a quella fonte, lo stacca e lo getta nell'acqua. Qui potrebbe essere stato rappresentato così, come una sorta di portale, non lo so. Magari ci ha guardato dentro e ci ha perso l'occhio. Non sono parole dei nove regni? Smolder. Obsidione spitha. Eh? From smolder. Terra ardente scintille di ossidiana. And a field of battles never fought. Muspelheim? Because if that's the clue, I know what it means. Ha senso, ma fa parte dei nove regni il Muspelheim. And what's that? Keep working with me. And find out. You don't have to kill anyone. You don't have to betray your father or yourself. Come on, I know you felt what I felt. The answers are in there. Let's get them. I mean, you translated this language like it was nothing. If I do help you, what's next? Thor, get down here. All father. Don't do that. What's next is chasing. Ha combattuto con qualcuno, Thor. Credo che quello sia il colpo dell'ascia di Kratos. Ma... cioè, giochiamo con Atreus e Thor? You. Go easy on him, you hear me? Quindi Loki e Thor insieme? Come viaggiavano insieme nei miti del nord? Così, in queste forme, ma questo gioco non... è Muspelheim. Muspelheim? The rest of the mask is here? Salto nel fuoco. Where our father dropped us. Surtur. What do you think? Take that, do your damn job. Madonna, quanto è bello Thor, quanto è bello Thor. Potente. So, where are we going? How the fuck am I supposed to know? All father thinks that you know what you're doing. So do it. Ok, per equipaggiarti con la maschera. Guida della maschera. La maschera è in armonia con l'obiettivo di Atreus ed emette luce quando è sulla giusta strada. Non so cosa sia, ragazzi. Weird. Well, it seems like we go through this rock. Ok, Thor, sai cosa devi fare? I was gonna get that. With those arms. Madonna mia, ragazzi, quanto è bello. Mamma mia, tutto bellissimo, ragazzi. Sto gioco lo sto adorando. Scogliere ardenti. Ok, ci siamo, spavento. Alla faccia. Quando mi ha dato per... Hey, oh, hey, Ingrid. Hey. Nice move. Slow going, eh? You could maybe help. Oh.
Mi fa piacere che Thorne ci dia una mano. Carino. Molto carino. Ma Ingrid è fortissima. Arrivo. Madonna, ragazzi. Vale. Where are we supposed to head now? I'll check. Ok, abbiamo questo arco che è molto più forte. Intanto perché non... Sì, ho capito, Thor, mi dia un attimo. Intanto perché non ci sparge via le... Le... Come si chiama? Di qua. A salire. Up there. It looks like there might be a ledge we could reach. If we... Too slow. Hey! Oh. Una madonna. You can't just grab people like that? No, what else? Throw you? The day's young. Quanto è bello giocare nei panni di lotta, ragazzi. È veramente soddisfacente. Fate colpi. Ah, ragazzi, tutto ciò è... Non avete idea di quanto sia bello per me. Devo alzare un po' il volume delle cuffie, però, perché non sento abbastanza le grida, il tormento. Ma sta combattendo, Thor? Vado, vado, vado. Sì, sta combattendo Thor. E ridi. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. I took my blood payment from your father for what happened to my sons. Attenzione. But I haven't taken it from you. Okay. Yet. What do you okay, mean? Il Later. Il padre di tutti sta aspettando. Ho paura per Loki adesso. Che diavolo è sto fare? Right. Ho paura, ragazzi. Il debito di sangue che giustamente ha quell'affare lì, dobbiamo forse finalmente capiremo che cazzo è. Magari serve Ingrid per sta cosa. Mi sa di sì. Quindi ci serviva la spada di Odino per far tutto ciò. Ottimo. Ma chi è? Che sia l'anima di qualcuno all'interno della spada? Lo spirito di qualche divinità? Dove devo andare? Ok. Pare che dobbiamo andare di qua. Però, scusami, prima di proseguire, vedo che c'è qualcosa qui. Mi ci infilo. I wanna check here real quick. Ma quello è un ratatosco in fiamme. Ok. Well, this isn't the right way. Ok. That's some kind of anvil? Incudine? Quale incudine? È una specie di incudine? Quale? Non la vedo. Non vedo alcuna incudine io. Ah, questa? Ok. Qua non possiamo andare, forse ci torneremo. A meno che... Però ho sentito un corvo di Odino, sapete? È da un po' che non li vedo. Ho sentito qualcosa. Ah, Cristo, c'era pure qua il forziere, manco l'ho notato. Ragazzi, sono confuso. Sono stravolto anche. Se non è lì, continuiamo forse. È di qua, Thor. È di qua. O di qua. Aspetta un attimo che controllo che... Casse Nornanne, ne ho trovata zero. Corvo di Odino ce n'è uno. Io l'ho sentito, ragazzi. L'ho sentito qui. È qui, ma mi sa che forse ci torneremo dopo. Ma però che dice di entrare al cameraman. Fa così, facendo al cameraman. L'ho sentito qui il Corvo di Odino. Non so dove sia, ma c'è. Quello? Ah no, quello è un altro simpatico, stranissimo
scoiattolo di fuoco. Qui c'è una lucertolona. L'ho sentito ma non lo vedo più. O meno, non lo sento neanche più. E andiamo. Immagino dobbiamo andare di qua, è vero? Vabbè, Thor, sai cosa devi fare, dai. Sfonda questo pezzo. Hey, can you? Che bello quel Mjolnir. Yeah, that. Just imagine what it can do to bone. You want to talk about blood payment? What about the giants you killed? Ooh. They were my family. Thamur, Ronir, they were your people too. The giants were blight. La piaga dei nove regni, ho gioito per ciascuna delle loro morti. Questo, questo voglio sentire. Let's just change the subject. You know, last time Father and I were here, we beat every one of Surtur's trials. Think you could... Don't play me. Bene. E se giocassimo nei panni di Thor? No, 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 questo è troppo, questo è troppo. Madonna, quanto sarebbe bello. Vabbè che in realtà Kratos è già un Thor. Con quel levatano lì è già un Thor. Però adesso io voglio un gioco con Thor. Se ne frega i coglioni, praticamente si teletrasporta da una parte all'altra. Ma questo Ratatus che continuiamo a incontrare? Chi c'è qua? Potevi darmi una mano, Listen, Modi had some problems, but he was my son. The only reason you aren't mush right now is because of that broken piece of wood. Look, clearly neither of us can do this mission alone. And I want to impress the Allfather just as much as you do. You don't have to like me, but we're gonna have to trust each other. Just a little bit. Trust. Loki ha sempre intortato Thor, sempre, sempre. Bene, è andato. E andiamo. Sì. Oddio, questa è nuova. Bene. Mamma mia, la potenza di Loki. È andato. Ok, so where's the mask saying to go? Ok, calmi. Come si fa a dire, ragazzi, che questo è semplicemente un DLC del primo God of War? Cioè, ragazzi, io continuo a sentire di quelle stronzate su quello che è il gioco, su quello che è... Hey, kid. Where's the mask? Ho capito, fammi un attimo lavorare. Continuo a sentire quelle stronzate su quello che è il gioco, sulle criticità del fatto che non è gioco dell'anno per questo motivo. Cioè, ma ci possiamo veramente lamentare di un'evoluzione, di un seguito, di un titolo? Ma non ha senso. Allora lo stesso Elden Ring. Lo stesso Elden Ring, che appunto è un'evoluzione dei giochi From, che cos'è, ragazzi? Cioè, siamo sempre lì. Ovvio che è tutto un copia e incolla se si parte di un'antologia, di un racconto, cioè è normale, ma questa è proprio un'evoluzione di gameplay allucinante. Cioè, qui abbiamo tantissime armi in più, tantissimi personaggi in più, non ci si può lamentare di questo, è veramente stupido. Il mondo dei videogiochi si basa su questo, sul continuare a migliorare. Che cazzo di senso ha? C'è un artefatto qui, ma come faccio a prenderlo? Ah, semplice. Pezzo d'argento, non è un artefatto. Qua posso passare? Yes, I do. E? Questo dove mi porta? Ah. Ripaggiamo la maschera, perché tanto sicuramente devo andare di qua. Eh già. Però aspetta che facciamo un po' più. Aspetta, abbi pazienza, Thor, lo so che non ce l'hai, ma abbi pazienza.
Dammi un attimo di pezzo, fammi raccogliere il raccoglibile. Collezionare il collezionabile. Suppongo di qua. Ah no, di qua? Di qua. Strano, strano, strano. Di là? The mask is pulling this way. We'll have to find some way down. Sure thing. I wasn't playing you, by the way. The trials are fun. Don't you ever have fun? You're so different from your daughter. She said, "Hey, come look at this." Non parlerei di sua figlia. Thor, what the? Pensavo lo ammazzassi. You didn't die over there, did you? Piana rovente. Oh, non riesco a centrare con una freccia un fottuto vaso, eh. Ci sto proprio provando. Quanta vita mi state dando? Ma c'è altro che posso raccogliere? Pare di no, forse qua potremo scendere successivamente. Ah, teniamo gli occhi aperti. Buonasera. Sono morti tutti, perfetto. E allora io che serve? First we deal with them. Grazie, Thor. Come on, Thor. Just check them out. What have you got to lose? Time. E arrivederci. Mi sono appena ricordato di un'abilità che ho, che non uso praticamente mai. That's right. Just try it. You getting tired? Not in the slightest. Ok. Quello è grosso. An ogre. You worried? Not in this. Easy. Buttalo giù, buttalo giù. Che cazzo sta succedendo? Oh mio Dio, è un delirio. È un puro delirio ed è tutto bellissimo. E questo è più forte del solito. Bene, mo sono due. Ok, ci penso io. E andiamo. Since we're short on time, I'll humor. Oddio. Non va giù, non va giù. Merda. Ah, si colpì il controllo. Ottimo. Ok, quello è andato. Ma sei deficiente. Godi. Hai così, Thor? Piacere che è lentissimo ma potentissimo. Dai Thor, dagli due colpi in faccia. A posto, visto? Che ci voleva? Occasione runica. Picchiato in falco. Stambecco furioso e picchiato in falco. Evoca dei falchi spettrali che ostacolano i nemici subito. 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 Fine. Stay right here. Sì, yes, dove cazzo dovrei andare? Thor? È un supereroe. That should keep him busy for a while. Hopefully. Come on, in the Italian. Poverino, lui si annoia. Now to get to that shrine. Ok, però qui c'è altra roba da collezionare, è possibile, non lo so, non ne ho idea. Qua? Però la maschera ci indica di qua. Still busy. I should get to that shrine. Per andare dall'altra parte, okay. Immagino. That's where the mask wants us to go. Ma prima devo raggiungere l'altare, esatto. We'll find the other piece when Thor gets back. Che dice la spada? Hey, Aegir. Do you trust the Aesir?
I mean, I know I can't trust them. I just need them to trust me. But that's only gonna happen if they think I trust them. Yeah. My father and I visited this place the last time we were in Moose Bajan. Feels like forever ago. Eh già. Aspettate ragazzi che mi è arrivato un messaggio, non vorrei che questo sia Andrea che mi sta dicendo qualcosa mentre siamo in live. No, perfetto, meno male. Ok. No, perché non vorrei, molte volte, siccome usiamo lo stesso programma che è collegato allo stesso account, a volte ho l'incubo di far partire la registrazione, bloccare la sua live e mentre che sto registrando io, e all'improvviso vi ritrovate con la live di God of War. Non voluta, senza che vi lega la chat. Magari in questo momento sono in live, ma come ne sono accorto. Ma che bella è? È bellissima Ingrid, però avrei desiderato usarla. Ah, boh, bella domanda. Questa è la porta? Ah, ma è un'altra dei giganti. No, scusami. Ma che cazzo? C'è un nemico? Ah. Ma lasciatemi lavorare in pace. E va. Fan. Culo. Dai. Ok. Boh, via, ci siamo. Lì è dove dobbiamo andare. Quindi lì c'è una memoria dei giganti. Beh, Ymir alla fine è Ymir, scusatemi, Surtur alla fine è un gigante. Anche esso, un antico più che altro. Gigante del fuoco. Nel con Ningungap, nella formazione dell'universo, secondo la mitologia norrena, c'era il fuoco e il ghiaccio che si incontrarono per creare le diverse terre. E Ymir era il gigante che nacque, il primo gigante che nacque da tutto, poi si susseguirono gli altri dal suo sacrificio e in realtà dalla sua stirpe, proprio lui fu il primo essere, diciamo. Definiamolo così. Insieme alla mucca che lo nutriva. Voce inquietante. Ma va, che c'è? Scusate, ma se vede Thor che cazzo fa, sviene. What are you doing here? A girl can't visit a shrine of her own volition? You're here for Surtur's marble. Per la biglia di Surtur. Maybe. You're out looking for more giant marbles? You know what this looks like, right? Like the life story of one of our people? And also maybe a storage closet. Ah, quali postini, giustamente. This looks an awful lot like defying destiny. Sfidare il destino. Bene, buono. The question is, what are you doing here? Rewriting my story. Vediamo se lei sa cos'è. It's not. Well, he did, but it's not. I'm not working with him. I would never tell him anything about Ironwood if that's what you're worried about. And I'm definitely not serving him. Notate come nessuno inizia a non fidarsi più di Yunoki? È fighissima sta cosa. Nessuno si fida più di lui. Nessuno. Perché lui continua ad andare avanti e indietro. Lo fa a fin di bene, ma mente. È quello. È la natura di Loki. È questa. La dissidia. È l'inganno. Ma non può farci un cazzo. Cioè lui, ma anche nell'Edda in prosa è specificato. Lui, anche se vuole provarci, non ce la fa. Perché cercherà sempre di raggirarti, ma anche se non se ne accorge. Cioè, è qualcosa di allucinante. I've got a marble to find. You're welcome to help if you want. Fine. But are you sure you're up for breaking the rules like this? There aren't any prophecies of you collecting any marbles. Attenzione. Our endings haven't been written, right? Come on. Champ. Lo chiama ancora campione. E quindi torniamo a Jotunheim. Oh, hello there. Sentient sword. Huh. Eh già. Another marble. Surtur's. No soul in it, though. So he's still out there somewhere. A while back, you talked about how the giants left. You ever think about them? All the time. They're far from here. Far from Odin and Thor.
but I wonder what lands they've gone to, what seas they've crossed. Why? I want to find them. I'm gonna save my father, and then I'll find them. It's starting. Who is that? Not Surtur, that's for sure. Look at all that frost. Sin Mara. Don't think I've heard of her before. Sin Mara. And here comes Surtur. Wow. This must have been some... La creazione. Yeah, until it... wasn't. They just stopped? Oh, no. Look, it's because they fought together. Looks like they even became friends. Good friends. Sì. Are they? Yeah, I think they are. Oh, well that's... good for per them. Generare. But it looks like they're... love caused them to combine into some kind of huge creature. Ragnarok. And then... Ragnarok destroys Asgard. Right. I saw that in Groa's shrine. Well, ah, Ragnarok viene definito proprio come un gigante qui. Something. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. Il serpente che abbiamo visto a Jotunheim. Ragazzi, io inizio a pensare che il bosco di ferro sia una specie di bolla temporale. Che Loki abbia dato vita a Jörmungandr, suo figlio, lì, quando ha usato una delle biglie dei giganti, e che quello Jörmungandr che vediamo adesso sia quel serpente. Quindi il bosco di ferro è qualcosa di veramente particolare. E se Angarboda viene da lì, magari Angarboda non esiste nemmeno, nel senso, non è qualcosa che magari non... E il concepimento dei figli di Angarboda è questo, cioè le missioni fatte insieme. To see a giant he missed. Of course. Just be careful. Please. You too, Loki. E quindi dovranno dare... ci sarà una missione dove daremo vita a Fenrir. Sarà uno dei lupetti che abbiamo sempre lì al Bosco di Ferro. Avrebbe senso. Hey, Ingrid. E poi Ela, però. Think Thor died from... Direi che non è morto. Direi che non è morto. No. Ma che non c'è niente? I should get back to Thor. E torniamo da Thor. The mighty Thor, the mighty one. Quello col grande martello. Ok. Ma immagino che dovrò combattere. Se lui combatte su, io combatto giù. Of course. I admit, that was fun. There were mountains of corpses by the time I finished. Cut down like the lava ran red with their blood. Really cool. Great! You wanna help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father? Hey, what's taking so long? Non... Il mio problema, ragazzi, con questo gioco è che io sono talmente rapito da tutto quello che vedo che non riesco a concentrarmi. I think you're right. Thrud wouldn't. She'd be faring better than you, at least. Che schifo. Ste vomitate. Porca puttana. Bene. Thor non doveva badare a me. Ma avevo full vita, eh? Ok, sì, è OP Loki, ma ha poca resistenza in confronto a Kratos. E ricominciamo. E buttiamoci. Corpse. I admit, that was. There were mountains of corpses by the time I finished. Cut down like lava ran red. Mi chiama, è fortissima stabilità. Great!
You want to help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father do it? Hey, what's taking so long? Eccoci qua. Centelliniamo. Centelliniamo la sua Regio Sparta. Ahia. Thor, dammi una mano, porca puttana. Capisco tutto, ma... Figa. You wouldn't believe the scores of these things I just killed. It was glorious. E andiamo. I think you're right. Brood would love it. She'd be faring better than you, at least. Mamma mia, che meraviglia di gameplay, ragazzi. Che cazzo è successo? Che meraviglia di gameplay così fluido, cazzo. E arrivederci. Questa mia? Non la smettono più. Porca puttana. Potrebbe essere un problemino. Grazie, Thor. You could have done that at any time. You seem to be handling yourself well enough. I was trusting you. Che simpatico. So, where to? Looks like we need to head through that gate. Dobbiamo andare di là. I had to do something while you were off fighting. Well, check again anyways. Qua. Through the gate, like I said. Thor. Vada. Grazie mille. Bella questa scampagnata con zio Thor. God stuff. You are a god. Damn right. And so am I. Allora, grosso e stupido, dicevano. Però io lo identifico semplicemente come sicuro di sé. It's here. This is the spot. Questo è il punto. Where is it? Ah boh, bella domanda. Lava? I don't know. Oh madonna. Oh, hey! No! Bene! Ah! Damn it! Some advice. Sticking your hand in lava is never gonna feel good. Wasn't thinking. Good. Cos'è sta roba? It's cosa stiamo prendendo? Alright, let's get out of here. No. Don't try to play me again. Bene, buono. You're an okay kid. You're still a giant and a revel in killing. Gioierei anche nell'uccidere te. Oddio. È tutto bellissimo. Loki. The rift got brighter. Look, you did it. Look, one of these phrases is complete now. We can read it all. But you can't translate it. Not yet. See, I got a little theory. I think if we can find the rest of this, we can use it to look into that without, you know, losing an eye or worse. Direi. Look at this. Ma lui sa che ha perso l'occhio in un altro modo. Don't we? Don't we? Make a good damn team. Just like you and Baldur. You both behave out there? Thor was really great. I learned a lot from him. You learned something from him? Really now? Okay. What did you teach the kid? Nothing. What could I possibly teach him? Exactly. Non lo vedo Thor molto d'accordo con Odin su questa storia di Loki. Actually, I had a pretty good idea. Change of heart. I'm not really sure why I came to Asgard, but I realize now it wasn't to be a spy. I need you to know you can trust me, and if I'm gonna help you take this to the end, I need to be able to trust you. And trust is earned. I get it. Take this,
figure out the rest of it. If you're staying, that is. You're gonna tell me what you're really looking for in there. Translate that, and I'll tell you everything. E se là dentro, ipotizziamo, non so che cavolo sia quella, quello spiraglio, ci possa essere Fay, la madre di Loki, la moglie di Kratos, una specie di moneta di scambio per finire il Ragnarok, per impedire di andare avanti con questa guerra. E quindi involontariamente Loki sta aiutando, a, cioè sta facendo il gioco di Odino, possibile? Non lo so. Io non so che cazzo sia quella roba lì, ragazzi, non ne ho la minima idea. So neanche cosa sia sta maschera. Spiegheranno, sicuramente ci centrerà con la mitologia, ma non riesco veramente a capire che cazzo sia. You always this hard on Thor? Seems like you're mad at him or something. Ooh, getting nosy. Getting personal. No, I get it, but it's nothing like that. It's, well, to be honest, it's the only language he understands. I'm serious. Go ahead and try being nice to him. See where that gets you. Ma possiamo parlare con Odino, no? Qui? So, about the sword. Is Ingrid the name of the soul inside it? I wonder why I can't hear her. Soul? Who said anything about... Look, son, some free advice. You don't want to let anyone catch you talking to your sword. All right? Fai una brutta figura. It's a bad look. Ok. Cosa abbiamo qui? Huh. Dragon skull in the library. No big deal. Un drago. All right, come along, Hugin. Cioè si fida a lasciarci qua nella sua biblioteca. Ma che cazzo? Non lo so, per essere così cattivo come dicono. Sì, sarebbe veramente figo. Sarebbe stata una bellissima collector, sviluppatore. Cioè, non che il martello di Mjolnir non lo sia altrettanto, però. Ah, 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 ah. Qui possiamo farle scoppiare le robe, ci ripasseremo? Isn't that a Greek instrument? I wonder if Tyr brought that back. Strumento greco? Questa? Quale? Dov'è? Non la vedo. Dove sta? Ah, questo! La lira! Bello! Non l'avevo vista, scusatemi. Qua dentro troviamo... Capacità runica, una pietra di luna scintillante piena di potere runico. Qui abbiamo questo, che abbiamo già capito cosa sono, i sigilli runici. C'è qualche altra curiosità da frugare qua? How much time does he spend reading? Kinda jealous. Pezzo d'argento 180. Buono. Ma posso farci qualcosa nel mentre che nessuno guarda? Pare di no. Peccato. Ma dove siamo? E poi perché le pietre fluttuano qui? È tutto strano. Vabbè, credo di aver esplorato anche questa stanza. Sicuramente non ho esplorato per bene il... Gladshim. Sicuramente non ho esplorato per bene la... Come si chiama? Muspelheim, ragazzi. Mi sto perdendo delle robe. E di questo non me ne perdonerò. Però vi giuro, allo stesso tempo sono troppo curioso di andare avanti. Quindi lo so. Lo so che mi odierete, ma... È arrivato quel momento in cui voglio andare avanti. Non ce la faccio più ad esplorare. Voglio capire. Una pietra di luna scintillante piena di potere runico. E che fa? Usare un'evocazione runica riempie istantaneamente tutte le frecce runiche e le proiezioni... Ah, minchia, sì. Colpo che incisione, grafica delle pietre runiche, gli scatti... No, questo mi piace. Pietra curativa o di rabbia. Utilizzare una pietra curativa rigenera la freccia runica. Posto di questo, capacità runica. Se usiamo un'evocazione, ci becchiamo la regen di tutte le frecce. Non male. Quindi con mio rammarico ce ne andiamo dalla biblioteca di Odino, che tra l'altro, madonna che grafica che ha sto gioco. Ed eccoci qua.
Questa musica angosciante, tra l'altro. Questo è quello a cui stanno lavorando i nani? Sì. E che cosa serve? Sembra una sorta di cannocchiale. Bello. Huh. Is this old or does he make them paint him young? Si fa ritrarre da giovane? Coi capelli. Quei due lupi di Odino. C'è altro da vedere? Augen il Maunin ovunque. Non mi pare di vedere altre curiosità, ragazzi. Purtroppo. Let's proceed. Mi manca Kratos, però. Mi manca sempre Kratos. Non ce ne sono? Vediamo se... Magari possiamo fare delle secondarie. Da qua magari si può passare anche di qua, sì. Huh. Are you trying to make friends now? Well, I just aided the Allfather. You said that makes us allies. Yes, as long as you had no treacherous... Boom. Sei zittito. Otto. Whatever, man. No, cosa stai dicendo? I am not being weird. You're being weird. Questa non ci parla. Sif makes eye contact. You feel it, don't you? Sif fa Sif crea un, fa un eye contact con ogni persona con cui parla. Beh, ma hey, you're back. Sabe, come va? How was it? Did father behave himself? Yeah. I mean, better than I would have expected, I guess. Is that the sword from grandfather's study? Sembra un lucino, sto dando. Oh yeah. Her name's Ingrid. Hi, Ingrid. Wow. All father must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey. Me too. Tomorrow we talk about Valkyries. Definitely. Ossessionata la ragazza. Oh. No, not really. Did you think that I would be? Well, it's pretty. I'm not angry. I'm concerned. You know that's not what I want for her. You don't want her to have a sword. But it's not about having a sword. It's about what you use it for. I think you know what I mean. Yeah, I do. And I don't want that for her either, okay? You don't have to worry. She's a smart girl. Smarter than her father. Well, when you're right, you're right. Okay, che sta succedendo? Stava parlando della spada o di... di sua figlia. O che la spada è sua figlia. Attenzione, iniziano l'amplesso. La smetto qui. Mi faccio i cazzi miei. This has been a weird day. Abbastanza. Exactly. Oh Madonna santa, non finisce più. Non finisce più di stupire sto gioco. C'è qualcosa da cattar su? Nicely equipped. What needs work? Ah, potenziamento spericolato. Tutti i danni inflitti vengono aumentati quando le frecce runiche sono esaurite. Va bene. Capacità runica, potenziamolo. Potenziamo già che ci siamo il resto, sembra che io possa. Yes, I do. Voilà. Dai, veloce. Non ho più soldi. Ma povera voglia. Possiamo potenziare però l'arco degli Aesir, che tra l'altro, ripeto, essere veramente una figata. Anche se, scommetto, che quando Kratos ci rivedrà, ci aprirà lentamente dai piedi fino alla gola. Ho come questa piccola sensazione. A meno che... Ma poi come facciamo a tornare indietro? Cioè, per quanto tempo dovremo stare qui? Sembra quasi una mappa. Davvero? Già. Che sta facendo?
Gli manca il suo figliolo. Giochiamo, siamo ritornati nei panni di Kratos. Grazie al cielo. Cioè, nulla da togliere, è stato bellissimo però. Good morning, brother. No news, I'm afraid. But I have a plan. Do you not? Allora, vediamo se possiamo prima potenziarci la spada, come Dio comanda. Freya, siamo pronti. The Nords. Le Norne? Le vediamo? You found them once. Could you do so again? I could try, but I don't see how that they would help. They are the fates of these lands, are they not? No, vuole uccidere pure quello. You may not find them cooperative. As long as I find them, where do we search? Midgard. But if Atreus is in Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. Yes, nothing like a catastrophic war to improve the situation. The boy seems quite capable, perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. Attenzione. Ha incoraggiato questa. Mi fa piacere vedere quanto sia politico il gioco. But if Odin has stolen my son, do not doubt the lengths I will go to. Your nature has always been clear, Kratos. But you, Freya. War is a first resort. That's not the Freya I knew. I hope the Norns can give you the counsel you need. Perhaps mine is no longer of use here. Tyr, stop. This is no time to divide ourselves further. Come, sit, please. You have been quiet. Frankly, I'm surprised you of all people would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. Let's find the Norns. Quanto bello, Mimir. La parola del fato è iniziato. Tornare ad Asgard. Allora, facciamo una piccola cosa al volo. Vediamo se possiamo potenziare l'armatura iniziale, sostituirla se si deve, e poi la chiudiamo qua, ragazzi. La continuiamo la prossima volta. I doubt that very much. It's the truth. And not just because of prophecies. No one has ever united the realms as you once did. That is not who I am anymore. I know you feel that way now. I've lost myself before. Vabbè, qui ciarlano più o meno sempre della stessa cosa. Che diavolo sta facendo, bro? Ok. Allora, partiamo prima con questo, va. Mia. Ok. Does it hurt? Oh, this? Only when I worry. Poverino. How would Atreus get to Asgard? I'm sorry, but you'd have to ask Odin. Ha il controllo di ogni percorso. Control of every path. I know how highly you esteem our expertise on such things, so I'm sure that's disappointing. He's just been one step ahead of us. Non lo freghi. Allora, armatura. Aspetta, intanto vendiamo gli oggetti speciali. Ah no, questi sono disponibili per la creazione. Che poi tra l'altro io sono deficiente. Helheim? Danni da mischia con vitalità. Quando, quando è inferiore al 50%, non male, non male. Senza di Helheim, inferiore al 50%, non male, non male. Potrei farli, ragazzi, eh. Però per adesso non faccio un cazzo. Nel mentre vendiamo tutto. Che, no, non posso vendere una ceppa. Potenziamoci le armature, quindi armatura facciamo, iniziamo con quella per il Brulefia Boost. Questa qui classica mi avete detto di potenziare, no? E potenziamola. Ok. Va bene. Beh, effettivamente ragazzi, a più 4 e a più 5 abbiamo di riga lunga superato
già tutte le statistiche. Vediamo a sto punto se anche l'armatura per le braccia vale lo stesso. Dovrebbe essere questa, se non erro. È la sopravvivenza, sì. Ok. Sì, oddio. Potenza tutto al 5, ragazzi. Vediamo un po'. Tanto di soldi ce li ho. Ah, eh sì, effettivamente è più forte poi. Cazzarola. Armatura per i fianchi. Sempre della sopravvivenza. Così ritorniamo con il Kratos originale. 4. Vediamo se riesco a farcela. Vai così. Un po' una follia quella che sto facendo, ma d'altronde non ho mai speso soldi per niente. E a sto punto potenziamo l'ultima volta l'armatura della sopravvivenza. Da cazzo sta? Non posso farlo. Però siamo tutti quanti a livello 5, quindi andiamo a mettercela. Armature, busto, sopravvivenza. Oh, è tornato. Ok. Questa non è a livello 4, ma non è a livello 5. No, che cazzo dico? È a livello 5? No, sopravvivenza a livello 4. Però ragazzi, perlomeno Kratos è tornato. Rimane sempre la più figa, questa qui non c'è un cazzo da fare. Quindi, bestiacce, andiamo a salvare e lo continuiamo la prossima volta. Lo so, avete ragione, che cazzo succede? Perché puntate così corte adesso che c'è tanto da vedere? Beh, perché sono stronzo. Quindi utilizzate la campanella degli avvisi per rimanere sincronizzati e sintonizzati. Utilizzate, iscrivetevi al canale CopTV Live o al canale CopTV Plus. Vi chiedo scusa se in questo periodo, in questo momento che c'è tanta ciccia, io non sto dicendo molto, ma perché ragazzi, in realtà la narrazione, cioè è il gioco che... Basta quello, non è che possa aggiungere più di altro, se non speculare, ma in realtà quello che c'è della mitologia norrena, il massimo che sapevo ve l'ho già detto, a meno che si vedrà altro inerente all'albero e qualche gigante e qualche storiella che mi viene in mente, ma sono già state raccontate quasi tutte. Quindi fate i bravi, fate i buoni, io sto gioco lo sto veramente divorando, spero, perché sono certo di grandi cose. La prossima volta appunto torniamo, cerchiamo le norne, io non vedo l'ora, vedere come sono fatte. Dovrebbero essere due anziane signore, diciamo streghe, volve, un po' alla tipo Freya, me le immagino un po' così. Però potrebbe anche essere di no, potrebbero essere delle creature antiche. Ma che cazzo sta facendo Brock? Non mi faccio più domande. Salviamo ancora perché sono un compulsivo e niente, bestiaccio, la chiudiamo qui. Alla prossima, fate i bravi, fate i buoni, vi voglio bene, bestiaccio, è stato un piacere come al solito.